Torna l'appuntamento con Cronache e Commenti, il settimanale che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. In attesa che riprendano i lavori d'aula, vi proponiamo all'interno di questa puntata una carrellata di interviste ai consiglieri sui temi che andranno ad approfondire all'interno di questo 2023, i punti cardine da trattare e poi ovviamente anche altre tematiche sempre inerenti all'attività del Consiglio. Verso la ripresa dei lavori d'aula, i temi da cui far ripartire il dibattito a Palazzo del Pegaso nel 2023. Premio David Sassoli, i riconoscimenti per le migliori tesi di laurea. Quali sono le priorità da affrontare nel 2023 per la Regione Toscana? Da dove ripartirà il lavoro del Consiglio regionale? In attesa che riprendano le sedute d'aula, i consiglieri regionali mettono l'accento sulle tematiche che andranno affrontate alla ripresa dei lavori. Le priorità da affrontare per il 2023 nella Regione Toscana sono tantissime. Il tema centrale rimane quello sanitario. Dobbiamo superare le difficoltà dei cittadini toscani nella prenotazione delle visite sulle liste d'attesa, dobbiamo garantire anche la possibilità all'interno dei centri privati di poter svolgere le visite convenzionate e quindi garantire un plafond per le visite convenzionate nei centri privati sanitari. Dobbiamo lavorare affinché i nostri medici e infermieri possano essere gratificati di più e anche economicamente per quello che fanno. Tanti sono poi gli aspetti dal punto di vista ambientale. Dobbiamo lavorare seriamente su quelli che sono i piani regionali, dal punto di vista dell'energia, dell'acqua, dei rifiuti. Smetterla di fare gli stati generali della salute, della cultura, dello sport, dell'ambiente, ma dobbiamo iniziare a legiferare, lavorare e cambiare veramente questa regione anche dal punto di vista legislativo, che è il nostro compito qui in Regione Toscana. Continuare con un'attenta attività di monitoraggio e ispettiva ciò che fa la Giunta, continuare a dire ai cittadini tutto ciò che non va e fargli capire che sono attori partecipi della politica, che devono ancora più diventarlo. Il Movimento 5 Stelle si strutturerà sempre di più sui territori e lo farà in questo momento parlando di alcuni argomenti che stanno a cuore delle persone. Le comunità energetiche, uno strumento eccellente per superare l'attuale crisi amministrativa. E la questione della sanità, appunto, dobbiamo riportare la sanità vicino ai cittadini e la scuola, la cultura, l'istruzione, che deve finalmente ritornare a essere una parte centrale anche della nostra attività. Il buon proposito è uno, è quello di riportare la Toscana dove merita di stare. La Toscana è la regione che storicamente tutti individuano come il faro della sanità nazionale e oggi non è più un faro, ma anzi sta tra le peggiori d'Italia. Non è più la regione guida o tra le regioni guida nel campo delle infrastrutture, anzi un tempo si diceva che da un punto di vista infrastrutturale la regione Toscana era una delle grandi regioni del nord. Oggi la regione Toscana da un punto di vista strutturale è una delle regioni del sud in difficoltà, perché basti pensare ai collegamenti tra Firenze e Grosseto. Una persona di Grosseto fa prima andare a Roma che non arrivare nel proprio capoluogo di regione, non esiste un collegamento. Non esiste un collegamento che non sia una superstrada obsoleta, drammatica, in perenne stato di caos come la Firenze-Pisa-Livorno, che collega il capoluogo di regione con il principale aeroporto della regione, l'aeroporto di Pisa, e il principale porto della regione, che è il porto di Livorno. Non esiste un'altra regione d'Italia degna di tale nome, che vuole ambire ad essere una regione che faccia da punto di riferimento, che non riesca a collegare il proprio capoluogo, una città importante come Firenze, conosciuta in tutto il mondo, apprezzata in tutto il mondo, con l'aeroporto e il porto. Non esiste. In Toscana siamo in questa situazione, abbiamo un gap incredibile che pagano i residenti di alcune zone, ci sono ancora tantissime zone della Toscana che non hanno neppure una copertura con la rete, non sono ancora connessi digitalmente, si paga un digital divide incredibile, ma vi sembra normale che nella Toscana nel 2024, nel 2023,
un ragazzo che nasce a 100 km di distanza da un altro nasca e parta già 10 passi indietro rispetto all'altro, perché per andare all'università deve spendere 3 volte tanto di soldi, perché per formarsi deve spendere 3 volte tanto, perché non può avere l'accesso ai contenuti digitali come chi nasce nei grandi centri, nei grandi capiluogo. Questa non è una roba da Toscana del 2023. Purtroppo in Toscana c'è anche questo, e sul digital divide abbiamo approvato in un anno decine di atti. Vorrei sapere quali di questi hanno prodotto un risultato visibile e tangibile. Credo nessuno. Intanto noi usciamo da un 2022 nel quale ci siamo impegnati come gruppo, ma complessivamente come commissione e come consiglio, su alcuni aspetti fondamentali. Intanto gli stati generali della salute. È stato un percorso lungo, impegnativo. Abbiamo interessato, ascoltato tantissimi portatori di interesse, dai professionisti ai sindacati, al volontariato, alle istituzioni locali, e poi abbiamo proposto e approvato una risoluzione che dà indicazioni precise per quanto riguarda quella che dovrà essere la sanità del futuro, una sanità più ricca di servizi territoriali, in grado di dare risposte anche ad una popolazione che vive di più e però è anche colpita da malattie magari croniche, interventi per cercare di reperire anche quella che è una difficoltà oggi molto presente. Molti professionisti di alcune specializzazioni mediche che mancano. Abbiamo approvato leggi importanti come quella che dicevo dei custodi della montagna. Abbiamo poi avviato il percorso degli stati generali della cultura, un altro percorso per cercare di mettere a punto strategie e progetti di carattere culturale partendo dal basso e coinvolgendo tutti quelli che sono i portatori di interesse. Da questo punto di vista siamo rimasti confortati anche da un sondaggio che abbiamo commissionato, che ci dice che i toscani vedono nella cultura un aspetto molto importante della loro vita, non soltanto per l'accrescimento delle conoscenze personali, ma proprio anche come elemento di sviluppo legato al turismo, legato insomma all'economia, legato all'occupazione soprattutto giovanile, e più del 90% sono d'accordo con gli investimenti in cultura e ci chiedono addirittura anche di poterli aumentare. Il 2023 vede, dire, l'attuazione di quelle che abbiamo, delle indicazioni che abbiamo approvato a seguito di questi percorsi, ma soprattutto l'impegno principale sarà quello per l'approvazione del piano regionale di sviluppo, vale a dire il piano che farà da cornice a tutte le politiche, a tutte le scelte, a tutte le strategie che il governo regionale dovrà portare avanti. Quindi il piano regionale di sviluppo sta arrivando in consiglio. Noi abbiamo anche anticipato come gruppo alcuni incontri sui territori per iniziare a raccogliere anche da questo punto di vista delle indicazioni. Ci sono importanti investimenti che dovranno proseguire o che potranno iniziare, la darsa in Europa appunto, il raddoppio della ferrovia Pistoia Lucca, la viabilità regionale. Ho visto che stanno arrivando i treni che fanno parte del contratto che da assessore avevo anche siglato con Trenitalia. Quindi il futuro della Toscana anche nel 2023 vedrà il nostro impegno per quanto riguarda le politiche sociali, le politiche del lavoro, per quanto riguarda la salute dei toscani e per quanto riguarda un sostegno all'economia, quindi anche attraverso tutta una serie di interventi e di bandi che verranno pubblicati per quanto riguarda il sostegno alle nostre imprese. Sicuramente gli obiettivi sono quelli di sollecitare
la Giunta per quanto riguarda il nuovo piano dei rifiuti, per quanto riguarda l'attenzione massima a tutte le crisi aziendali che in questo momento abbiamo anche in Toscana, l'attenzione ai contributi che dovremo dare ai comuni, che dovremo dare alle associazioni del terzo settore dopo questa crisi energetica che stiamo attraversando, un'attenzione per quanto riguarda la nascita di questa nuova Sviluppo Toscana, su cui ancora oggi abbiamo e nutriamo una serie di forti dubbi, e poi saranno sicuramente propositivi in collaborazione con tutte le commissioni per il bene di tutti i toscani, però ripetendo che ancora oggi aspettiamo il piano regionale di sviluppo, e quindi quasi a 2 anni e mezzo di mandato non sappiamo quali siano le linee strategiche e di mandato di questa giunta. Miglior tesi di laurea David Sassoli, l'Europa, le regioni, i cittadini. È questo il titolo del premio dedicato all'ex presidente del Parlamento europeo, la cui cerimonia di conferimento si è svolta a Palazzo del Pegaso ad un anno dalla scomparsa di Sassoli. Il riconoscimento è andato ai lavori migliori realizzati dai giovani laureati degli Atenei toscani. Soddisfatto il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Un'edizione che ha visto davvero una larga, ampia, importante partecipazione. Oggi è un anno che è venuto a mancare David Sassoli. David Sassoli è stato un grande uomo delle istituzioni, un esempio per chi come me ha il compito di guidare l'Assemblea legislativa. E questo è secondo noi il modo migliore per ricordarlo, ricordare guardando negli occhi quelle ragazze e quei ragazzi che possono costruire un nuovo futuro dell'Europa. Mazzeo ha ricordato la figura di Sassoli definendo i suoi insegnamenti come anticorpo nei confronti dei recenti fatti di cronaca che hanno interessato il Parlamento europeo. Lui ci ha mandato un messaggio forte, che noi abbiamo bisogno di più Europa, di un'Europa solidale, di un'Europa che è in grado anche di sapersi autoregolamentare meglio. Quello che è accaduto è qualcosa di gravissimo, che mina anche il lavoro di questi anni che David Sassoli ha portato avanti. Era un anticorpo verso chi voleva costruire ponti e verso chi voleva costruire muri, ha lavorato per costruire ponti e per costruire una politica sobria, ecco, ci manca anche per questo. Un'iniziativa che nasce da tutti i componenti della commissione che presiedo, ha evidenziato Francesco Gazzetti, presidente della Commissione Europa. È un momento che ci aiuta per ricordare Davide Sassoli, ma soprattutto ci aiuta anche a dare un segnale alle ragazze e ai ragazzi toscani che il Consiglio regionale, attraverso la Commissione, ma attraverso l'operato di tutti i suoi componenti, è attento e soprattutto si pone in ascolto di quello che accade sui territori. E credo che anche il rapporto, e li voglio ringraziare, dei docenti che hanno composto la commissione di valutazione sia anche una buona prassi anche per dare gambe e dare futuro a questo premio. Alice Campolmi si è aggiudicata il primo premio del valore di 5.000 euro con la tesi di laurea dal titolo La tutela degli stranieri sottoposti a misure di trattenimento, la normativa dell'Unione Europea e la sua attuazione nell'ordinamento italiano. Un tema molto attuale sia in Italia ma anche nel resto dell'Unione Europea. E sono infatti grata che, appunto, di questo premio, proprio perché spero che questo tema possa essere messo in luce. Ecco. Quello che ho cercato di fare all'interno della mia tesi è stato andare a esaminare la giurisprudenza, quindi come le corti europee abbiano ampliato la tutela dei diritti fondamentali degli stranieri. E la parte proprio interessante è stata poi vedere come queste norme venivano applicate nella prassi, quindi nella vita di tutti i giorni, e che impatto avevano queste norme sui cittadini stranieri, quindi sulle persone, sugli esseri umani. Ecco. Management attraverso algoritmi e problemi di privacy, un approccio europeo, è il tema al centro della tesi di laurea di Filippo Bordoni, secondo classificato. È un tema che ha a che fare con i diritti dei lavoratori a livello europeo. Spesso forse si pensa a un'Europa distante dai temi sociali, un po' indietro su questi aspetti, e invece esistono delle specifiche tutele da parte dell'Unione Europea proprio per i lavoratori davanti agli algoritmi.
Queste le prospettive che Bordoni individua nel campo affrontato all'interno della tesi. Che è necessario fare di più, ma che qualcosa c'è già e che le parti sociali hanno molto spazio per lavorare e per difendere nella maniera ottimale i diritti dei lavoratori. Questo è il giudizio sugli elaborati secondo Jacopo Cellini dell'European University Institute, membro della commissione che ha giudicato le tesi. Riuscivano a combinare bene sia temi di attualità e che sono presenti al dibattito pubblico, ma che sono anche temi di frontiera nella discussione scientifica, quindi non solo nell'ambito del diritto, nell'ambito delle politiche europee, della scienza politica, e quindi sono stati proprio dei lavori interessanti da due punti di vista. Cellini ha spiegato il lavoro dell'istituto che rappresenta l'European University Institute. Dunque, io sono parte dell'Istituto Universitario Europeo, che è un'università che insiste sul territorio toscano, ma è un'organizzazione internazionale e che è, diciamo, il centro di ricerca per eccellenza sugli studi europei che si trova in Italia, ma in cui arrivano giovani studenti da tutta Europa. Questa era la nostra ultima intervista, non mi resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e ricordarvi che Cronache Commenti torna la prossima settimana.